Oggi parliamo di console portatili con Android. Abbiamo veramente un ospite speciale. Senseless compari e bentornati su Giochi di Giornata. Oggi con il vostro Archdart proviamo la Ain Odin 2. Questo è il modello Max in questa bellissima colorazione see-through purple. Sì, perché questa l'ho comprata, non è una recensione pagata, non me l'ha mandata nessuno. L'ho comprata perché rappresenta come dispositivo parecchie idee che io avrei visto bene in un'ipotetica PSP, PS Vita 2, PSP 3, chiamatela un po' come vi pare. Invece mi tocca assistere ancora a Sony che non riesce a riprendersi dalla Nintendo Wii U e deve a tutti i costi cercare di reinventare. Ora non sono qui a criticare la PlayStation Portal in ritardo. Alla fine è un device che fa quello che deve fare sostanzialmente. Ma perché non fare di più? Perché continuare a insistere su quest'idea che le console portatili non vanno quando c'è Nintendo che stravende con Switch e quando il mercato è invaso da console Android? Non lo so, perché non sono laureato in economia e marketing, quindi tantomeno lavoro nell'industria, però vi dico la mia opinione da videogiocatore. Parliamo di questo device, perché secondo me questo rappresenta una bella idea? Perché questo e non la Steam Deck? Cos'ha questo che la Steam Deck non ha? Perché hai comprato questa quando hai la Steam Deck? Tuttora ho di là la mia cara, amatissima Steam Deck, ci abbiamo fatto tantissimi video. Però se c'è un difetto che ha la Steam Deck è proprio il peso. Questa, eccola, è compatta, è leggera. Questa è facile da portarvela appresso. È molto facile. Mentre la Deck è praticamente un portatile con altra forma. Un bel malloppetto. Ha un bel display, ha una bella ergonomia, è una bella take, diciamo, estetica e a livello di device, prendendo molto spunto dalla Switch Lite. Abbiamo detto che ha un bello schermo, abbiamo detto che ha una bellissima ergonomia, abbiamo detto che ha anche due tasti posteriori e sul retro c'è anche una bella griglia ventilata per far prendere aria alla ventola. Questa consolina, sentite qua, monta uno Snapdragon 8 Gen 2. Bellissimo SoC. C'ha 16 GB di RAM questo modello. Ci sono tre versioni. Questa è la Odin 2 Max, quindi con 16 GB di RAM. Poi c'è la Odin 2 Pro, che ne ha, mi sembra, 12. E c'è la Odin 2 Base, che ne ha 8. Diciamo che questa e la Pro sono i modelli, diciamo, un po' più indicati per emulare la Nintendo Switch. E andiamo a vedere un pochino come si comporta. Ovviamente non proviamo IP di quella casa lì, perché non voglio rischiare di chiudere il canale, anche se l'abbiamo fatto in passato, però... Questo è un device portatile. Ho provato Iron Fury, che è un gioco FPS che a me piace parecchio. È leggerissimo. Voi direte, sì, Arch, ma è leggero. Lo so, però questo è un emulatore su un device che gira su Android. E questo me lo posso portare in giro. Sarei contrario a testarlo, magari, se stessimo facendo un computer da 500 euro, da 450 euro. Ma in questo caso stiamo facendo un test su una console Android, quindi ci sta. E che altro può fare di figo grazie alla Nintendo Switch? Beh, è possibile giocare anche altri giochi. Qui abbiamo provato Crash Bandicoot Crash Team Racing, perché volevamo provare quel gioco di kart che gira benissimo, però abbiamo provato Crash, che anche lui Crash non crasha. Gira bene, Crash non crasha, gira molto bene, è bellissimo giocare a Crash su questo dispositivo. Poi ho voluto provare un gioco che fino all'altro giorno era il metro di giudizio dei computer. Ci gira Crysis? Raga, qua sopra ci gira Crysis! Di che stiamo parlando? Crysis 3, la versione uscita per la Nintendo Switch, ci gira perfettamente, più o meno, con qualche glitch grafico. Però la questione interessante di questo dispositivo per quanto riguarda l'emulazione non è tanto un problema hardware che non ce la fa, ma è software che è un po' indietro, un po'... bisogna lavorarci ancora un pochino di più per quanto riguarda quella sfera lì. Ma se il software fa altri passi in avanti, qui sopra l'emulazione è parecchio, parecchio possibile, parecchio gestibile. Ora molti diranno, ma a sto punto comprati una Nintendo Switch. Sì e no, io ho preso questo dispositivo anche perché volevo metterci una libreria di giochi emulati tra PS2, che per chi ha visto i video passati dove c'avevo pure... mettevo le schede video su tutti i giochi originali PS2, ne ho tanti, e anche del GameCube. GameCube che mi ha permesso appunto di giocare
ai 4 Need for Speed, però quelli belli, quindi parliamo di Underground, Underground 2, Most Wanted del 2005 e Carbon. Io qui sopra ho già finito Need for Speed Carbon, ho finito Need for Speed Underground 2 giocandolo qua sopra ed è stata veramente, veramente, veramente una bella esperienza. Molti sanno che io andavo proprio cercando una console compatta per giocare anche a questi titoli qua e potermela portare e non avere chissà che device troppo esagerato. La DEC mi ha offerto questa possibilità al costo di delle dimensioni e diciamo che però questa non sostituisce assolutamente la DEC e la DEC però non sostituisce questa. Infatti io le ho scompartimentate, termine italianuto, proprio molto italianuto, le ho messe e le ho dedicate a due funzioni diverse. Uso adesso la Steam Deck principalmente per giocare ai giochi di Steam, per giocare quindi ai giochi computer installati e caricati sulla Deck, e sto dedicando praticamente questo device a giocare per lo più qualsiasi cosa di emulato, quindi ho qualcosina della Nintendo Switch, ma neanche più di tanto. La verità è che ho parecchi giochi del cubo e parecchi giochi della PlayStation 2, giochi che questo dispositivo vi fa giocare tranquillamente. Questo è il modello Max, come dicevamo. Per quanto riguarda GameCube e per quanto riguarda PlayStation 2, anche il modello base con solo 8 GB di RAM dovrebbe farveli girare tranquillamente senza problemi, quindi questo dispositivo è veramente carino. Tra l'altro adesso è uscita pure la console concorrenza, la Detroit Pocket 4, che ha un SoC MediaTek, mentre qua abbiamo appunto uno Snapdragon 8 Gen 2. Sono entrambi due device parecchio interessanti per quanto riguarda l'emulazione di questo calibro, quindi PlayStation 2 e GameCube. Qui però ve lo garantisco proprio, se cercate un dispositivo delle dimensioni della Nintendo Switch Lite che vi faccia giocare GameCube, PS2 senza pensarci più di tanto se ci gira o non ci gira, raga, io qui ho giocato la GameCube a 3x di risoluzione, quindi pure con dei filtri estetici. Quindi veramente tanta tanta roba, veramente tanta tanta. Però questa console mi fa arrabbiare con Android. Mi fa arrabbiare con Android perché, ragazzi, vediamo Genshin Impact. Genshin Impact gira benissimo. Gioco che tra l'altro per motivi commerciali su Android non è tanto avvezzo a girare coi controller. Qui abbiamo un software sviluppato comunque da AIN, comunque cucinato all'interno della ROM, che ci permette di mappare a schermo i comandi fisici tattili, e dopo aver perso un po' di tempo, come vedete, attivandolo è possibile giocare a Genshin Impact utilizzando il controller come se fossimo appunto su una console portatile. Capito Sony? Potevi farcela una PSP dove poter giocare, non dico a Genshin Impact ma anche ad altro. Questa è sostanzialmente una soluzione messa insieme da un'azienda cinese prendendo componentistiche per smartphone che si trovano sul mercato, quindi non ha il potere di rivolgersi a Qualcomm e farsi sviluppare un SoC ARM su misura, che a differenza degli smartphone ha anche una dissipazione attiva regolabile con la ventola, quindi è possibile avere dei settaggi di clock di CPU e GPU, insomma dello Snapdragon, superiore a quelli che normalmente troviamo sugli smartphone, quindi così da avere anche prestazioni e forza bruta maggiore. Che dire ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, se dovesse essere così lasciatemi un like, altrimenti il dislike sapete dove si trova, fatemi sapere sotto se avete qualche console di queste Android o se volete qualche altro video relativo a questi dispositivi qua, fatemi sapere se volete altri video su PSP o PS Vita, insomma i commenti stanno sotto, seguitemi su Facebook, Instagram, chat e canale Telegram, trovate tutto linkato sotto. Che dire? Questo è veramente tutto, Archstart chiude e alla prossima!